Nuovo presidente al consorzio del Chianti Classico è Sergio Zingarelli, che ha già elaborato un progetto di innovazione e rilancio del marchio. Massimo Lucchesi lo ha intervistato, vediamo. Presidente, la novità più importante per il Chianti Classico in questo periodo? Ma la novità più importante è sicuramente l'introduzione di una nuova tipologia di Chianti Classico che si posizionerà sopra Chianti Classico e Chianti Classico Riserva, che per il momento gli abbiamo dato un nome provvisorio Selezione. Quindi saranno vini prodotti da vigneti specifici delle varie aziende, vinificati nelle aziende stesse e imbottigliati. Quindi i vini dovranno essere come condizione integralmente prodotti e poi dovranno avere anche chiaramente delle caratteristiche chimiche organolettiche importanti. Il disciplinare dovrà essere cambiato. Disciplina da modificare insieme anche altre modifiche che già stiamo studiando in consorzio e che riguarderanno anche altri aspetti importanti. Però questo, diciamo, per il mercato è l'aspetto più importante. Mercato internazionale, il Chianti Classico viene esportato per lo più all'estero e in Italia. Ma in Italia Chianti Classico negli ultimi anni ha avuto un bel calo, adesso si sta riprendendo piano piano. È da 2 anni che il Chianti Classico sta crescendo come vendite, addirittura in questi primi 6 mesi abbiamo avuto un'accelerazione dell'11% rispetto ai primi 6 mesi del 2011. In Italia però si continua a fare un po' di fatica, anche se ci sono dei piccoli segnali di ripresa. L'estero sta crescendo molto, penso che noi dovremmo iniziare a fare un lavoro molto importante in nuovi mercati, soprattutto quelli asiatici. Il suo primo obiettivo da nuovo presidente del consorzio? Ma innanzitutto creare un po' di ottimismo e positività e cercare di coinvolgere tutta la base produttiva del Chianti Classico in questi nuovi progetti che porterà avanti il nuovo Consiglio di amministrazione.